Sai che una volta ho fatto un commento, ho fatto un paragone a Stefano, un po' azzardato forse, che però secondo me tanto azzardato non è, perché queste sono sempre valutazioni soggettive. Io mi sono sentito come Bastian nella storia infinita, è un po' come, cioè, che entra proprio dentro la storia e si ritrova protagonista del libro. E quindi di conseguenza Stefano un po' come Ende, così come Ende, col suo protagonista, l'eroe Atreio, cercava di salvare Sandalia dal nulla, così Stefano con Amsicora, l'eroe, cercava di salvare la Sardegna dall'arrivo di Roma. E proprio qua io ti faccio la prima domanda. Ok. Ti prego, accomodati. La prima domanda che ti faccio è questa, proprio anche sulla base di quello che abbiamo visto. Tu racconti una storia in una chiave che io non avevo mai letto da nessuna parte. Abbiamo sentito parlare della la musica dell'infinito, la melodia delle nostre vite. Tu racconti in un modo così, diciamo, che ti cattura la storia rappresentando quella che era la purezza e la spiritualità della Sardegna in quel tempo. Proprio in contrapposizione con quello che stava arrivando, con la materialità di Roma. Racconti dell'equilibrio perfetto tra femminile e maschile, tra uomo e donna, la figura della donna in Sardegna e la figura della donna invece nel mondo romano. Quindi la domanda che ti faccio è: cosa in realtà voleva salvaguardare Amsicora? Perché ha deciso di combattere contro Roma? Qual era l'obiettivo? Cosa voleva salvare? Ok, grazie mille a tutti per la vostra presenza, grazie al Circolo Doria che mi ha invitato. Mi sono informato, ho scoperto che è il secondo circolo più antico della Sardegna, fondato addirittura nel 1893. Quindi sono onorato di essere qui stasera. Andrea ha fatto un'introduzione straordinaria, perché hai già raccontato l'essenza del mondo di Sandalia in questa domanda, però siamo partiti dal video. Io ho due cose le voglio dire sul video. Innanzitutto perché anche grazie al video, perché la Regione Sardegna ci ha richiesto decine di documenti, però abbiamo mandato anche il video, Sandalia ha vinto l'ultimo che c'è stato, l'ultimo bando cinema, progetto sceneggiatura della Regione Sardegna. Quindi, perciò, se il progetto, o meglio il percorso che abbiamo programmato con i produttori, andrà a buon fine, entro, spero, poco tempo, ci sarà qualcosa di molto più sostanzioso di quello che abbiamo visto. Ovviamente, però, cercando di recuperare quelle atmosfere. E perché no? Recuperare, valorizzare e incrementare ancora di più le professionalità sarde che hanno reso possibile questo cortometraggio. Perché, ha detto giustamente Andrea, era d'accordo con me, ma anch'io gliel'ho chiesto all'inizio, ha detto, mi raccomando, fai scorrere i titoli di coda fino alla fine, perché così si vede come troupe e cast sono interamente sardi e come anche, perché poi a Berlino ci fecero i complimenti, la colonna sonora, per quanto sia stata ideata da un giovanissimo compositore sardo, Pier Piras, di soli 31 anni, è per me un capolavoro. Quindi ne è valsa la pena, secondo me, vederlo fino alla fine, gustarci la colonna sonora. Sul video alcune cose le voglio dire. Intanto alcuni aneddoti particolarmente, diciamo così, anche divertenti, perché avete visto a un certo punto la Vergine Guerriera era a cavallo, in quel momento era docile il cavallo. Noi avevamo chiesto. Tu forse questa storia l'avevi già sentita, non lo so, tu Michele sì. Noi avevamo chiesto un cavallo addestrato e ci portarono effettivamente un cavallo addestrato, tra l'altro una giumenta, quindi una femmina, tranquillissima. Solo che io da neofita del mondo del cinema, perché come produttore mi stavo affacciando, veramente la mia prima esperienza, non immaginavo che il regista, quando mi aveva chiesto cavallo addestrato, intendeva un cavallo addestrato per il cinema.
Perché ve lo dico? Perché all'inizio avete visto che c'è ansicola che guarda verso l'alto e quindi abbiamo delle riprese dall'alto che erano studiate all'inizio per essere fatte con i droni, come si fa ormai normalmente. Ma il drone emette una sonorità che per noi è quasi impercettibile, mentre per i cavalli è fastidiosissima. Quindi si alza il drone la prima volta, il cavallo incomincia e va bene, e c'era però l'addestratore, che eravamo tra l'altro a Twili, e lo blocca e va bene. Però il drone era a 10 metri, tra l'altro fa un rumore ancora più fastidioso per il cavallo, man mano che si alza, è andato a 20 metri e il cavallo si stava quasi per imbizzarire con la ragazza sopra, quindi pericolosissimo. Al che io ho detto, no attenzione, la ragazza si può far male, facciamo le prove senza di lei e vediamo il cavallo cosa fa. Il drone sale a 30-40 metri, il cavallo proprio impazzisce letteralmente, eravamo sulla giara, non so se vi siete accorti, si fa letteralmente tutta la giara, per fortuna quel giorno non c'erano troppi turisti, a parte un gruppetto di 3 turiste tedesche che come hanno visto questo cavallo si sono imbizzarrite anche loro, diciamo, si sono spostate di botto ed è stata la mia salvezza e la salvezza di Sandalia. Perché non so se lo sapete, sul set è responsabile di tutto il produttore, qualsiasi cosa accada. Io ora ci rido, anche perché ho metabolizzato lo spavento ormai dopo qualche anno. Però la visibilità quel giorno, siccome soffiava il maestrale, era perfetta, quindi noi abbiamo visto veramente, anche a distanza, il cavallo che quasi raggiungeva quelle 3 turiste lontanissime dall'altra parte della giara rispetto a noi, loro lo hanno evitato, se succedeva qualcosa era... Problema. La fine di Sandalia. Veramente la fine di Sandalia, davvero. Però, come dico sempre io, gli dei, gli antichi dei del nostro popolo ci hanno dato una mano. Seconda cosa, avevamo scritto una sceneggiatura completamente diversa da quella che voi avete visto poi realizzata per immagini. Cosa cambiò tutto? Cosa rovinò tutti i nostri piani? Un diluvio. Questo cortometraggio è il frutto di una settimana di riprese, la prima settimana di dicembre di qualche anno fa. Il giorno prima di arrivare sul set diluviò completamente, tant'è che infatti l'acqua era talmente alta che sommerse il villaggio nuragico che c'è lì sulla giara, ricostruito dalla Proloco. E l'intera sceneggiatura era basata sul villaggio nuragico, era allagato, completamente ricoperto di acqua e fango. Abbiamo riscritto la sceneggiatura, che è quella che avete visto. Mi sentite? Ah, ok. Solo però che cambiare tutto presupponeva aggiungere dei giorni di riprese, con il budget quindi già sforato, con tanti soldi da aggiungere che non c'erano. E qui arriviamo al fatto, all'importanza che il cast e la troupe fossero tutti sardi. Visto il dramma della vigilia, perché dovevamo cambiare tutto e non potevamo più usufruire di quelle strutture, io riunisco tutti in una tavolata enorme, eravamo tutti intorno, ho detto, avete visto quello che è successo? Se volete che questo cortometraggio arrivi a realizzazione, tutti quanti noi dobbiamo lavorare qualche giorno in più e gratis. Allora, voi dovete sapere che quando io per la prima volta ebbi l'idea di girare il cortometraggio, essendo totalmente ignorante di cose di cinema, mi informai con chi ne sapeva più di me e tutti mi dissero: se vuoi fare qualcosa di ben fatto, rivolgiti a maestranze, quindi cast e troupe, milanesi o romani. Ho detto, ma questo è qualcosa sulla Sardegna, qualcosa che deve valorizzare i nostri paesaggi, la nostra storia e se possibile i nostri attori e le nostre maestranze. Quindi puntai su sardi e questa scommessa portò alla realizzazione del cortometraggio, perché io sono sicuro che se fossero stati romani e milanesi intorno a quel tavolo, alla mia proposta di rimanere qualche giorno gratis in più mi avrebbero fatto una pernacchia. Ma i sardi che erano presenti avevano tutti letto la nuova sceneggiatura, tutti sapevano cos'era Sandalia e tutti mi hanno detto: rimaniamo, ci paghi per quello che abbiamo nel budget,
quello che sfora sarà tutto gratis messo da noi a disposizione come capacità, volontà, tempo, eccetera. E questo è probabilmente l'aneddoto più importante su come è nato il progetto Sandalia. Un'immagine molto importante del corto che avete visto è il momento in cui Amsicora chiede supporto, aiuto, consiglio alla donna sacra. Mette le sue mani nelle mani di lei. Dal punto di vista tecnico, quella scena è stata girata in esterni, a mezzanotte, perché abbiamo atteso che arrivasse la luna piena. Sopra di loro abbiamo la luce della luna piena e tra di loro quella di un fuoco acceso, appositamente tra di loro. Infatti si vedono le scintille che salgono. Volevamo che quella scena fosse con la luce più naturale possibile, quindi la luna e il fuoco, perché è emblematica di tutto il nostro mondo antico. Il capo guerriero, condottiero riconosciuto in ogni zona della Sardegna per autorevolezza, come unico che potesse unire Sardi contro Roma, rimette la propria vita, il proprio destino, l'intera sua visione del mondo nelle mani della donna sacra, la donna più sacra della Sardegna antica in quel momento. Quell'immagine riassume un intero mondo, che è il mondo dei nostri antenati. E se qualcuno ha presente la statuetta della pietà sarda, cosiddetta, trovata a Urzulei, vero che qualcuno per fortuna fa così, Sadome Sorcu, in una grotta, una donna bellissima, maestosa, meravigliosamente abbigliata, pensate, una statuina eppure emana luce, è strano, emana luce, una statuina di quasi 3.000 anni fa, se non di più, una donna che culla quello che dovrebbe essere un bambino. Allora, noi abbiamo nel nostro immaginario l'idea, quando c'è una donna che culla un bambino, della pietà di Michelangelo. E infatti, questa statuina, quando venne trovata, fu chiamata la pietà sarda. Però è molto diversa, anche dalle interpretazioni moderne. Non è una donna che culla un bambino, perché se qualcuno la osserva bene, l'hanno osservata bene, persone molto più autorevoli di me, come per esempio il professor Ugas, archeologo di chiara fama, quella donna non sta cullando un bambino, quella donna ha tra le braccia un grande capo guerriero, tant'è che infatti quel bambino, lungi dall'essere morto, come nella pietà di Michelangelo, in cui Gesù, è morto tra le braccia della Madonna e cullato, quel guerriero ha gli occhi aperti, è totalmente abbigliato come un capo guerriero e ha i finimenti e le armi tipiche di un grande capo guerriero nuragico. Tant'è che infatti qui ha il pugnale con l'elsa gammata. Allora, come mai 3.000, 4.000 anni fa i nostri antenati sentirono il bisogno di rappresentare in maniera così bella, così completa, così iconica l'idea di una donna che avvolge, culla, protegge, probabilmente illumina ed ispira un capo guerriero, per quell'immagine che vi ho fatto vedere, che io ho rappresentato in chiave più moderna, il capo, il guerriero, l'uomo che mette le sue mani tra le mani della donna che lo deve guidare e ispirare, così come 1.000 anni prima di Amsicora qualcuno aveva rappresentato lo straordinario sincretismo tra principio maschile e principio femminile del cosmo in quell'immagine meravigliosa in cui la donna, appunto, è più grande dell'uomo, non perché sia più importante, ma perché deve mostrare l'importanza del suo ruolo. Per i nostri antenati l'universo non era semplicemente, lo leggiamo su un'enciclopedia, l'universo è un insieme di stelle, galassie, eccetera, nulla di più anonimo e prosaico di questo. No, per i nostri antenati l'universo è una donna che danza ed è fatto di musica. Se l'universo è una donna, se il principio femminile del cosmo è ciò che tiene unito tutto col suo amore, in quanto grande dea madre, è chiaro che tutti, persino i grandi capi, se vogliono essere riconosciuti come tali e dare un senso alla propria virilità, devono lasciarsi guidare e ispirare da ciò che incarna l'armonia cosmica, da ciò che incarna il senso di equilibrio tra uomo, natura e cosmo, che è la donna. Questo era per i nostri antenati.
Quindi tu mi fai questa domanda, le melodie, la spiritualità. Il mondo è una donna che danza ed è fatto di musica. Siamo tutti fatti di musica, gli esseri umani sono melodie viventi, in quanto fatti, creati, immagine e somiglianza dell'assoluto sognante, che è la grande dea madre, e se vogliono dare un senso alla propria esistenza, devono uniformarsi a questa grande verità. Siamo fatti di musica, la musica è la più sublime delle arti. Bene, la chiave della felicità umana è fare della propria vita un'opera d'arte. Questo sono i nostri antenati. Questo voleva fare Amsicora, sapendo che sfidando la più grande potenza militare nel mondo antico poteva perdere tutto, compresa la propria vita. E in un momento non di smarrimento, ma di dubbio se sta facendo la cosa giusta, ricorre a chi? All'ispirazione femminile. Quella è l'immagine iconica, quello è il significato che gli dà anche il professor Ugas e tanti altri della pietà sarda rappresentata a Urzulei. Chiaro che un mondo così straordinariamente poetico è diverso dal nostro. Io adesso abbiamo pubblicato da poco un video in cui io faccio proprio un paragone. Il mondo dei nostri antenati è un mondo incardinato su due figure, la donna come dea. Il maschio, l'uomo come eroe. Non nasce divino il maschio della specie umana, lo può diventare se fa durante la sua vita il cosiddetto percorso dell'eroe. Cioè mettere la propria forza virile al servizio di un ideale di armonia che è rappresentato dalla donna. E in questo sincretismo si riassume appunto la bellezza, la grandezza, la profondità del nostro mondo antico, che non potrebbe essere più diverso dal mondo di oggi. In cui al massimo non siamo donna dea e uomo eroe al servizio di una visione poetica dell'esistenza, ma tutti indistintamente produttori e consumatori condannati a una morte iniqua. Perché è stata iniqua la vita condotta da un produttore e consumatore che non ha dato un senso alla propria esistenza. È fondamentale per me questo concetto, ecco perché vi dicevo. Bello aver vinto il bando cinema della Regione Sardegna. Bellissimo che tra le motivazioni abbiano detto e abbiano scritto Sandalia ha vinto, li ha messi tutti in fila, è stato fondamentale perché può dare un'idea diversa di Sardegna nel mondo e diffondere la sua storia e la sua cultura. Ma non è solo cultura la Sardegna antica, è sapienza ancestrale. Se in questi 9 minuti siamo riusciti a comunicare quello che io vi sto dicendo adesso, c'è un'atmosfera mistico-magica che riecheggia la bellezza e la profondità della visione del mondo e della vita dei nostri antenati. Beh, a maggior ragione dovrà essere fatto in un film di 2 ore. A maggior ragione dovrà essere fatto in 3 film che possano riecheggiare i 3 romanzi della saga. Se si avvera ciò che qualche produttore ci ha prospettato, addirittura una serie TV. Non mi interessa fare una serie TV per venderla a Netflix, che poi mi taglia tutte le parti più belle, perché deve essere reso commercializzabile anche in America, dove di queste cose non sanno nemmeno cosa siano. Deve essere un qualcosa che rende onore alla nostra terra. Un significato talmente profondo, è capito e compreso così profondamente da tutti quelli che lavorano a questo cortometraggio, che davanti al disastro più assoluto e alla possibilità di lavorare gratis per dei giorni in più, nessuno ha obiettato. Questa è Sardegna antica. Questa è una visione poetica dell'esistenza vissuta da noi moderni in applicazioni di valori eterni. Questo vuole essere il progetto Sandalia. Chiudo questa lunghissima introduzione. Quando io vi dico i nostri antenati hanno avuto la straordinaria intuizione di capire che tutto è fatto di musica, che l'universo è una donna che danza, dando una visione poetica di tutte le cose. Perché parlo di straordinaria intuizione e non semplicemente di definizione poetica? Perché oggi la scienza moderna, attraverso gli esperimenti di meccanica quantistica, sta dimostrando che i nostri antenati avevano ragione. La materia non esiste. Tutto è fatto di vibrazione musicale. Quindi è vero quando le nostre donne sacre antiche dicevano l'assoluto sognante, la dea madre, è la sintesi di tutte le melodie, se vogliamo essere come la dea madre e fare della nostra vita un'opera d'arte, provare ad essere anche noi melodie viventi, capaci di seguire quei valori.
ci stiamo provando, in qualche modo ci stiamo riuscendo, cerchiamo di non farci, e lo dico soprattutto a me stesso e a tutti quelli che collaborano con me, di non farci deviare dalle tante sirene che suonano intorno a noi, di gente che magari dall'America o da altri posti ci dicono: avresti tante più possibilità di vendere questo prodotto, quanto più lo rendi senza poesia e senza magia antica, ma già l'idea di prodotto non mi piace, mi piace più l'idea di opera d'arte, e soprattutto voglio salvaguardare quella che è l'essenza della visione del mondo e della vita dei sardi antichi. Questo è Sandalia. Mi rende ancora più difficile l'intervento adesso, perché dopo quello che, cioè, dopo il tuo intervento è sempre arduo intervenire. Quindi, insomma, abbiamo capito cosa voleva salvare Amsicora, quale mondo voleva salvare, da chi lo voleva salvare. E qui ti faccio la seconda domanda, che riguarda più il secondo volume, ma secondo me è una domanda che si fanno in tanti. Cioè, noi abbiamo come conoscenza della nostra storia quella che abbiamo appreso dai libri di scuola, ne abbiamo parlato tante volte. Certo. Quello che ci hanno insegnato non è di sicuro la storia della Sardegna, ci hanno parlato di tutt'altro, ci hanno parlato di Roma, di quanto Roma abbia conquistato il mondo distruggendo tutte le popolazioni che si mettevano nel suo cammino. Stessa cosa quando è arrivato in Sardegna. È arrivato in Sardegna, ha annientato quella cozzaglia di sardi pelliti che hanno cercato di ostacolarla. Così ci dicono. Hanno fatto morti e schiavi. Tant'è che c'è un detto, correggimi se sbaglio, di quel tempo a Roma si diceva: vali quanto uno schiavo sardo. Cioè niente, perché erano talmente tanti, io ho letto 3.000, che a quel tempo erano tantissimi, 3.000 schiavi deportati a Roma. Vali quanto uno schiavo sardo, perché erano tantissimi. Questo è quello che ci hanno raccontato. Chiaramente sappiamo che la storia la racconta chi vince, come vuole. Quindi, in base alle tue ricerche e ai tuoi studi, ti chiedo: quanto è vero questo? Ovviamente nulla, questo è chiaro, non perché lo dico io. Allora, Sandalia come progetto, come idea, non esisterebbe se io non mi fossi imbattuto per caso, ma il caso non esiste, in un articolo meraviglioso di uno dei principali storici viventi, che è Francesco Casula. Questo articolo si intitolava, lo trovate ancora tra l'altro, pubblicato nel blog Truncare las cadenas, quindi tagliare le catene, e l'articolo si intitolava Amsicora, due punti, eroe sardo oppure ascaro cartaginese. Un ascaro è un guerriero al servizio di un padrone, diciamo, come erano gli ascari eritrei per l'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale. In questo articolo lui delegittima completamente, ma con il linguaggio dello storico e con le prove dello storico, tutto ciò che Tito Livio scrive sulle guerre tra sardi e romani nel III secolo avanti Cristo. Allora io mi sono detto: ma se Tito Livio ci mente su questo, probabilmente ci mente su tutto. E allora, approfondendo ulteriormente, perché poi mi sono imbattuto anche negli storici greci, io cito sempre Diodoro Siculo, che in un passaggio famosissimo del suo libro Biblioteca Storica dice: per 500 anni cartaginesi e romani hanno provato a sottomettere i sardi senza riuscirci. Ah, io mi imbatto in questo. Le fonti antiche che riconoscono come i romani non riuscirono mai a conquistare almeno tre quarti della Sardegna, poi sfoglio il libro di mio figlio e trovo la Sardegna completamente colorata di rosso come le altre province dell'impero romano. C'è qualcosa che non va. Ora, io con mio figlio ci parlo, come sto parlando con voi, quindi lui sa che la Sardegna ha vissuto una storia gloriosa e che è stato l'unico popolo del Mediterraneo a non essere conquistato da Roma.
Però quando lui sfoglia il libro di quinta elementare, ovviamente rimane basito e dice: papà, ma tu mi hai raccontato tante cose, però qui vedo che ci sono 7 righe dedicate alla civiltà nuragica e 7 capitoli dedicati alla civiltà romana. Lui sa che io non gli mento, ovviamente, però magari qualche dubbio gli è venuto e mi ha chiesto perché. Io gli ho spiegato perché. Perché molto probabilmente c'è l'interesse non solo a nascondere a noi sardi la nostra storia, ma probabilmente a nasconderla al resto del Mediterraneo e del mondo. Una visione del mondo e della vita come quella che vi ho prospettato prima nell'introduzione è o non è qualcosa capace, nella sua potenza mistica, poetica, culturale, spirituale, di scardinare i ridicoli pilastri pseudo-culturali e pseudo-valoriali su cui si basa il sistema di oggi? L'abbiamo detto, il mondo dei nostri antenati è incardinato sulla figura di donna dea, uomo eroe, il sistema moderno ci vuole tutti i produttori consumatori destinati alla morte, a una morte senza senso. Quindi, probabilmente c'è qualcosa che vorrebbe mistificare tutto, laddove non può nasconderlo, oppure sotterrarlo sotto montagne di bugie, sotto montagne di menzogne storiche, a partire dalla figura di Amsicora. E mi ricollego anche alla tua prima domanda. Certo, Amsicora voleva difendere la sua terra, il retaggio spirituale dei suoi antenati, dall'invasore più pericoloso che potesse affacciarsi sulle coste sarde. Roma non era un nemico qualsiasi, non solo perché erano preparati militarmente, ma perché, come hai detto tu giustamente, rappresentavano il primo vero materialismo dell'epoca. I romani sono una sorta di anticipazione dell'uomo moderno. Quando Aldo Cazzullo nel suo libro sull'impero romano, che è uscito in questi giorni, mi spiega e dice: ma il legionario romano non aveva la concezione di sé come quella di un guerriero. Era un salariato che mirava a farsi qualche bottino di saccheggio e dopo alcuni anni di servizio militare prendersi una meritata pensione. Niente di poetico, niente di mistico, così come nulla di poetico e nulla di mistico ha la grandezza di Roma, che per me, dopo che ho conosciuto la grandezza sarda, non ha nulla di grande e che non posso nemmeno più considerare civiltà romana. Perché per me è civiltà tutto ciò che dà una giusta considerazione e un giusto rapporto alla figura della donna come divinità vivente e all'uomo come eroe messo al servizio di un mondo di armonia. Ma la donna a Roma non era come da noi in Sardegna. Aveva una certa considerazione come sposa e come madre, ma né come sposa né come madre aveva dei diritti. Se qualcuno ha fatto diritto romano, ha fatto giurisprudenza, sa benissimo che la donna passava dal patrimonio del padre al patrimonio del marito allo stesso modo di qualsiasi altro oggetto. Bestiame, suppellettili, schiavi. Da noi era il contrario, era l'opposto. Quindi, riscoprire la nostra storia per riscrivere i libri di storia che parlano di noi, anche per donare al mondo una nuova visione degli eventi storici e dei valori antichi. Non si può far coincidere tutta la civiltà con Grecia e Roma antica. Io ho fatto il classico. Io fino ai 40 anni sono cresciuto nella idolatria del mondo greco e del mondo romano. Ma cosa c'è di civile nell'Atene di Pericle, V secolo avanti Cristo, se io scopro, attraverso le parole della più importante grecista vivente, Eva Cantarella, che le donne ad Atene potevano circolare solo se avevano un burka? Lo sapevate? A me non l'hanno detto questo quando ho fatto il classico. Mi hanno detto che la Grecia era la culla della civiltà antica e moderna. E quando ho fatto Aristotele, mi hanno parlato di tutto, tranne che della considerazione che Aristotele aveva della donna. Volete sapere cosa diceva Aristotele delle donne? Guai a dare a una donna un incarico di tipo civile, politico, spirituale, istituzionale, perché la donna non ha cervello.
è una via di mezzo tra noi uomini che stiamo sopra e gli animali che stanno sotto. Questo diceva Aristotele. È civiltà questa. E attenzione, non vi è femminismo nelle mie parole, perché non me ne frega proprio nulla di essere femminista. Io sono sardo. Possibilmente cerco di essere sardo nell'anima, cioè avere un'idea di donna e di uomo conforme e coerente con i valori della visione del mondo e della vita dei miei antenati. Quando io ho scoperto ciò che sono stati i sardi e ciò che hanno proposto al mondo per 2000 anni, mi sono detto, beh, francamente, Grecia e Roma, uno scalino molto più in basso, e soprattutto rivaluto anche la presunta grandezza di Roma. E se ci pensiamo bene, fa quasi ridere la storia di Roma, perché in questo senso non vi è nulla di grande, tranne l'ossessione per il potere di questo popolo nato sulle rive del Tevere, che ha fatto guerra a qualsiasi popolo con cui si sia incontrato o scontrato, e quando non aveva più nemici esterni, ha fatto collezione di guerre civili per il potere al suo interno. Marco Porcio Catone, grandissimo uomo politico romano del secondo secolo avanti Cristo, romano si fa per dire perché era di origini etrusche, quindi sarde e sabine, quando parla dei suoi concittadini romani, e molte volte lo ha fatto accusandoli, quindi non io, ma un grande politico romano di quell'epoca, non fa altro che criticare, stigmatizzare l'ossessione dei suoi concittadini per le guerre contro chiunque, facendo addirittura un elenco delle motivazioni più stupide. Ovvero, dice lui, ci sono due popoli che si stanno scontrando? Bene, intervengo io a Roma, vi faccio da pacere, solo che dopo inglobo l'uno e distruggo l'altro. Poi inglobo quello che ho distrutto e distruggo l'altro che è rimasto. Parole di Marco Porcio Catone. Oppure c'è un grande stato ricco, fiorente, su cui Roma, o meglio la sua classe politica più abbiente, ha messo gli occhi? Ah bene, mando dei miei emissari a vedere se vicino a questo stato molto ricco c'è uno staterello un po' più piccolo che potrebbe aver bisogno di noi come protettori. Sempre parole di Marco Porcio Catone. Quindi Roma si propone come protettore del piccolo stato, si avvicina allo stato fiorente che vuole attaccare per conquistarne le ricchezze, e ingloba l'uno e l'altro. E poi fa un lungo elenco di guerre cosiddette di difesa preventiva. Cioè attacco un popolo perché penso che mi stia per attaccare. Motivazioni penose, ridicole, di un popolo ossessionato dalla guerra esclusivamente per il potere fine a se stesso. Questo è Roma, questo è il nemico che si è scontrato con noi. E quando a Roma, e tu l'hai detto giustamente, viene in Sardegna, trova un mondo che non può capire, perché è completamente diverso dal suo, e ciò che Roma non può capire o conquistare tende a distruggerlo. Taramelli, archeologo di chiara fama, ci dice: Santa Vittoria di Serri, sicuramente conoscete il sito sacro, però magari non avete notato i segni ancora visibili di roghi sul sito di Santa Vittoria di Serri. Cosa accade? Quello che ci dice Strabone, storico greco. Nella guerra del 215, quindi già Amsicora, e nella guerra successiva del 178, i romani più e più volte diedero fuoco al sito sacro di Santa Vittoria di Serri e a tanti altri siti sacri in Sardegna, con donne, bambini e anziane dentro le capanne, per umiliare la sacralità dei nostri luoghi sacri e per attirare i nostri guerrieri allo scoperto. Chiunque si legga il De Bello Gallico di Giulio Cesare sa molto bene che tutto ciò che io vi sto raccontando attraverso le parole di Strabone e di Taramelli sui siti sacri in Sardegna, Giulio Cesare li ha fatti in Gallia. Scriveva in terza persona questo cosiddetto grande uomo, che io prima di sapere queste cose, perché mica me le hanno dette quando ho fatto il classico queste cose su Giulio Cesare, mi hanno detto che era un grande politico romano, un grande conquistatore. Il grande conquistatore, quando poi ho letto il De Bello Gallico in latino, dopo aver scoperto la civiltà dei sardi, il grande conquistatore, ogni volta che entrava in un villaggio, non solo lo radeva al suolo, ma quasi
come i nazisti di 70 anni fa, dopo ogni razzia faceva una bellissima, fredda, glaciale contabilità della morte. Oggi abbiamo ucciso 1000 bambini, abbiamo violentato 1000 fanciulle, abbiamo venduto 2000 schiavi, abbiamo ucciso tutti i loro mariti, fratelli e chiunque tra i 15 e i 60 anni potesse imbracciare un'arma. Questi sono i romani. Un uomo come Ansicora, che si sentiva depositario della sacralità della nostra terra e quindi della sacralità dei nostri luoghi e della visione del mondo di cui abbiamo parlato prima, secondo voi non si sentiva investito dal dovere non solo morale, ma sacro, poetico, fare della propria vita un'opera d'arte, di difendere tutto il nostro mondo da simili barbari? Perché i barbari erano i romani, non noi. Non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda, però ci tenevo a sottolineare questo perché l'ho visto anche da alcune facce in sala. Non dico turbamento, però quasi sconvolti da alcune cose che ho detto sui greci, i romani, soprattutto ribaltando completamente il concetto di civiltà antica. Vi ripeto, sono considerazioni che ho fatto mie e di cui ho permeato letteralmente sia il cortometraggio che i romanzi di Sandaglia, il fumetto, eccetera, però sono considerazioni che si nutrono di tanti studi moderni, di grandi storici che hanno rivisto, rivalutato la civiltà greca e romana e di grandi archeologi che ci stanno permettendo finalmente di conoscere la grandezza della civiltà sarda. Questa sì, che ha tutti i crismi per definirsi civiltà, se è vero che la civiltà non è quella in cui donne e uomini scrivono, come c'è un'altra ridicolaggine dei libri di storia, è civiltà quando qualcuno incomincia a tramandare le proprie fonti scritte non più orali, no. Civiltà è quando gli esseri umani capiscono che sono melodie viventi, create a immagine di un assoluto che è una donna che danza, che rappresenta l'universo, e in cui ogni uomo, ogni essere umano, è un punto di equilibrio tra uomo, natura e cosmo. Questa è civiltà per me. Grazie. Grazie mille per le risposte mai banali. È molto esaustive. È forse dilungato troppo. No, ma penso, vabbè, si sente che sei dentro, insomma, l'argomento e hai risposto pienamente alla domanda, a tutte e due le domande. Credo che sia cresciuta anche la curiosità di... Ringraziamo per le risposte esaustive che ci ha dato. Credo che sia cresciuta anche la curiosità di sapere come racconta la storia di Ansicora rispetto a quella che è la cultura che abbiamo ci ha insegnato. E quindi non so se per voi c'è qualche curiosità in più, qualcosa da chiedere all'autore rispetto a quello che ha detto, altre cose che voi sapete, potete fare domande. Anche critiche ovviamente su ciò che ho detto. Qualunque cosa, certo, siamo... Anche chi non è d'accordo, ci anzi. Intanto, complimenti, è un'iniziativa straordinaria che per quanto mi riguarda trova sfonda la porta aperta. Io per 30 anni ho insegnato arte nelle scuole medie e ai miei studenti ho sempre detto guardate che in romani non sono come dire arriva la cavalleria, i romani erano i nostri nemici, nemici di sardi. A scuola non sempre insegnato, e lo sappiamo tutti quanti, che invece erano i cartaginesi, i cattivi, tra virgolette. A pensare un po' anche a, come dire, agli indiani d'America e agli americani d'Europa. L'ho pensato anch'io, non l'ho detto, ma l'ho pensato anch'io. Gli indiani sono sempre stati quelli che facevano gli scalpi, le cose, eccetera. Abbiamo sempre visto da bambini film e io l'ho terrorizzato, guardavo la mia, 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 la
è un po' il contrario. Quello che finalmente si riesce a vedere e sentire anche in Sardegna è proprio questo, il capire chi eravamo in realtà e chi veniva a portarci democrazia, come fa oggi in America e tutti i paesi, diciamo, espansionisti, capitalisti e imperialisti, fanno il resto del mondo. Quindi ben venga questa lettura e questa ritrovare la civiltà, la vera civiltà della nostra terra. Io sono profondamente, come dire, sardo dentro e non lavoro per, insomma, per non infilarmi in dettagli della politica. Il film è un corto bellissimo, suggestivo, emozionante, lascia comunque presagire il gesto ultimo di Ansicora, vedendo probabilmente Iosto che scappa via, che morirà, no? Prima di lui. E probabilmente il suicidio di Ansicora è forse la disperazione nel vedere svanire il sogno di tenere in piedi questa civiltà, questa terra straordinaria, se ho ben capito l'intenzione. Ah, bellissima domanda. Allora, questa domanda mi dà l'opportunità di spiegare una cosa che per me è importante. Allora, intanto la premessa, totalmente d'accordo ovviamente, io non volevo fare un discorso strettamente politico, ma è chiaro che il parallelismo c'è, non c'è dubbio. Vi ho fatto l'esempio della testimonianza autorevolissima di Marco Porcio Catone, che è un contemporaneo, e dici, ma questi miei concittadini ossessionati dal potere, venato da esportatori di civiltà, è quasi un prefigurare quello che poi sarebbe venuto dopo con i grandi imperi, no, della storia, anche moderna e contemporanea. Invece sulla tua domanda rispetto all'immagine, il cortometraggio è la trasposizione cinematografica di uno dei capitoli del primo romanzo, in cui Ansicora sogna e teme. Perché vi dico questo? Iosto, che per ambizione o impulsività non obbedisce a suo padre, prende 4.000 guerrieri e affronta i romani prima che Ansicora sia pronto, anche quella è una notizia che ci dà Tito Livio. E Francesco Casura ci ha dimostrato che tutto ciò che Tito Livio dice sulla Sardegna e sulle guerre con Roma è quantomeno opinabile. E allora, studiando un pochino meglio le ricerche di altri storici sul mondo antico, anche sardo, e anche approfondendo in prima persona, io vengo a scoprire che è pressoché impossibile per un figlio, soprattutto se figlio di un capo guerriero, disubbidirgli. E qui arriviamo a uno, secondo me, degli aspetti, c'ho sempre la pelle d'oca quando parlo di questo, l'ho trattato in maniera approfondita ed è uno, probabilmente, alcuni dei capitoli più belli del secondo libro sono quelli che vi sto per annunciare, senza raccontarveli troppo. Secondo gli studi moderni, Iosto affronta i romani, Tito Manlio Torquato, sulla collina di Tradori, dove c'è il nuraghe Tradori. Non so se qualcuno ha mai visto quel nuraghe. Narbolia. Ma se voi vi avvicinate, questi sono gli studi di Gigi Sanna, quindi gente molto più addentro di me a queste cose, che io ho solo valorizzato per narrarli. Se uno si avvicina alla cinta muraria esterna del nuraghe e va a vedere una particolare pietra posta a sinistra, trova un'invocazione al toro di luce con i grafemi di 3.000-4.000 anni fa. E se guarda una pietra dall'altra parte, trova l'incisione rupestre di una mano. Probabilmente la mano della sciamana che sacralizzò quel luogo. Abbiamo detto, giusto dubitare di Tito Livio, che ha scritto la storia romana in ossequio e in obbedienza ai comandi di Augusto, che gli disse:
ti pago affinché tu scriva una storia millenaristica di Roma che racconti a tutti che noi non stiamo facendo guerre solo per il potere, ma perché portiamo alla civiltà. È ovvio che con un input di questo genere Tito Livio scrive una storia come vuole lui, e Francesco Casula ce lo dice, e magari svilisce la figura di Amsicola come capo che non si fa obbedire neanche da suo figlio, e contemporaneamente demolisce l'immagine di Iosto, secondo la visione romana. Ma se Iosto affrontò i romani proprio lì a Tradori, uno dei luoghi più antichi e più sacri della Sardegna, probabilmente con quell'invocazione al toro di luce e con quella mano impressa nella roccia, probabilmente addirittura uno dei primissimi nuraghi, infatti lo chiamo nuraghe primigenio, allora forse è Amsicora stesso che ha detto a Iosto: Iosto, i romani, man mano che stanno salendo da Caralis con 4 legioni, stanno distruggendo tutti i nostri siti sacri. Secondo me è molto più verosimile immaginare che, vedendo quello che stavano facendo i romani in tutti i nostri luoghi di culto, che le 3 donne sacre del nuraghe di Tradori abbiano semplicemente detto ad Amsicora: attenzione, questo è uno dei nuraghi primigeni, qui c'è una mano sacra, qui c'è l'invocazione al toro di luce, qui i romani non possono fare la razzia che hanno fatto in altri luoghi. E Amsicora, che era un grande capo, totalmente immerso nella visione del mondo di cui abbiamo parlato prima, non può che accettare quel consiglio, che però, detto da una donna sacra, è quasi un ordine morale e spirituale. E allora, sapendo che i cartaginesi stanno arrivando, che lui deve ancora recuperare truppe nel centro Sardegna, ma che i romani sono a un passo da Tradori, ordina a suo figlio di difendere quel luogo affinché nulla accada. E così avviene. Perché Tito Livio, che non è uno storico ma è solo un narratore, poi a un certo punto lo scopri quando dice cavolate. Ci dice: distrutto Iosto con i suoi soldati. Come mai, se ha distrutto Iosto il suo contingente, immediatamente dopo fa retromarcia verso Caralis? Tutti gli storici antichi si sono chiesti questo, e tanti storici moderni incominciano a dire: ah, forse se Tradori ci è arrivato in questo modo, quasi intatto, è perché lì Tito Manlio Torquato non vinse. E nel frattempo Amsicora aveva recuperato i sardi pelliti del centro Sardegna, e da Tradori, quindi da Narbolia, perché è fattibile, io l'ho visto, si vedeva al largo delle coste di Otoca e Tarros, quindi zona di Oristano, l'arrivo del contingente cartaginese. Quello che... altra cosa. La guerra di Amsicora avviene l'anno dopo il disastro di Canne. A Canne, Roma subisce la peggiore sconfitta della sua storia, 80.000 uomini morti in 2 ore. I lutti a Roma durarono settimane, mesi, perché ogni famiglia aveva perso almeno un marito, un fratello, un figlio. Si dice che le lacrime, i pianti delle donne romane erano talmente ossessivi e ossessionanti che una legge impose alle donne di Roma di piangere dentro casa, perché avrebbero demolito ancora di più il morale dei romani sopravvissuti che attendevano l'assedio di Annibale. Si pensava che Annibale avrebbe attaccato Roma. Quindi, cosa accade? E qui va rivalutato tutta la storia della guerra di Amsicora del 215. Roma è allo stremo. Amsicora, grande condottiero, grande stratega, approfitta di Roma allo stremo per guidare i sardi alla conquista delle zone costiere. E pur non avendo sconfitto Amsicora nella battaglia dei 2 fiumi e poi dopo a Cornus, celebrano il trionfo per fini esclusivamente propagandistici. Avendo catturato non i sardi ma i generali cartaginesi, Tito Manlio Torquato poté tranquillamente dire a Roma: la riscossa dopo il disastro di Canne comincia in Sardegna. Fu una mossa propagandistica. E sapete perché vi dico questo? Aulo Cornelio Mamulla, senatore romano, probabilmente fatto anche qualche anno in Sardegna, disse, testuali parole: Roma, per sua abitudine, da sempre,
lascia una sola legione in una provincia che ha pacificato e sottomesso. Se ne lascia almeno due è perché la guerra non è vinta e c'è il pericolo di poter essere nuovamente sconfitti. Guardate le cronache, dopo il 215, cioè nel 214, in Sardegna c'erano ancora la nona legione, sbarcata con Tito Manlio Torquato, la diciottesima, che già era in Sardegna, e anche le legioni degli alleati italici. Altro che sconfitti, ragazzi. Tant'è che infatti si fa sempre questo ragionamento. In Sardegna avevano subito talmente tante sconfitte che per fare una legione avevano dovuto riunire i resti della nona della diciottesima, oppure li hanno lasciate tutte perché i sardi non furono sconfitti. E Amsicora, probabilmente, e io dove veramente una versione interpretativa completamente diversa, non si suicidò perché ha visto suo figlio morire. Ma secondo voi un capo guerriero con una mentalità di 2300 anni fa soffre per la morte del figlio in battaglia? Un grande onore. Bisogna sempre valutare i fatti antichi secondo la mentalità degli antichi, non la nostra. Per un padre, sempre sofferente perché comunque un figlio, è un grande onore vedere suo figlio che si copre di gloria e muore sul campo di battaglia in difesa del suo mondo. Non si può suicidare per il dolore. Se si suicida è per altri motivi, sempre che si sia suicidato Amsicora, perché l'unico che ce lo dice è sempre Tito Livio. Allora, esattamente, io do una mia versione di quello che può essere accaduto in termini di suicidio rituale, col cosiddetto atto di devozione. Non aggiungo altro, che non è mai e poi mai un atto contro se stesso per la sofferenza patita dalla morte di un figlio, ma è un atto che sacrifica il proprio corpo in omaggio dell'eternità di un mondo che lui vuole salvaguardare e che fa durante il momento più critico della battaglia dei due fiumi, giugno 215 avanti Cristo. Quando? Chi vuole lo legge? Perché di più non posso dire, però veramente, no, in realtà ho detto veramente un milionesimo, però quello che vi ho detto è per farvi capire che chiunque vi dica che Amsicora fu sconfitto, che i romani trionfarono, che conquistarono la Sardegna, è tutto falso, tutto falso, e le prove sono tantissime, sono prove di tipo politico-istituzionale. Un esempio? Qualcuno di voi avrà sentito sicuramente parlare degli stati romano-barbarici, cioè gli stati che si crearono dopo la fine dell'impero romano, quando arrivarono i barbari germanici. Crollò l'impero romano d'Occidente, si formarono questi stati, che erano una sintesi delle nuove popolazioni germaniche fuse con i romani sconfitti, stati romano-barbarici. Allora, Otto Hinz, Gian Giacomo Ortu e tanti altri storici ci dicono c'è una continuità totale tra stati romano-barbarici e stato feudale. Cioè tutti gli stati dell'impero romano d'Occidente fusi con i germani approdarono al feudalesimo perché erano stati dell'impero romano. Come mai in Sardegna non fu così? Come mai attraverso i giudicati la Sardegna dell'alto e basso medioevo riuscì ad esprimere il primo e unico in quel periodo esempio di stato non patrimoniale? Sapete cosa vuol dire? Che mentre tutti gli altri stati, in quanto feudali, erano di proprietà, cioè patrimonio del loro re, da noi lo stato, il giudicato, era proprietà del popolo. Ecco un esempio politico-istituzionale che ci dimostra come se tutti gli stati romani barbarici sono diventati feudali e noi no, probabilmente da noi, come ci dice anche Lilliu, sopravvissero gli antichi istituti di stampo nuragico. Altra motivazione, di stampo strettamente religioso. 594 d.C., Gregorio Magno, Papa. Tutta l'Europa è cristiana, perché tutta l'Europa era romana, ma un papa nel 594, Gregorio Magno, si prese il disturbo di scrivere a re Ospitone, Dux Barbaricinorum, cioè capo dei barbaricini,
chiedendogli con una lettera rispettosa, anzi addirittura ossequiosa, la cortesia di convertire al cristianesimo le sue genti, perché ancora seguivano culti antichi legati alla Dea Madre, in un'Europa che in quanto romana era tutta cristiana. Ecco un'altra motivazione. Come mai l'intera Europa romana divenne in automatico cristiana e noi no? Forse perché da noi Roma non riuscì a imporre il suo dominio. Altra motivazione di stampo toponomastico. Siamo l'unico popolo del Mediterraneo che ha conservato una stragrande maggioranza di toponimi pre-romani, pre-latini. Cioè da noi la maggior parte delle foreste, dei fiumi, dei laghi, dei passi montani, delle colline, ha ancora un nome nuragico o addirittura pre-nuragico. Laddove invece, in Francia per esempio o in Spagna, solo l'1% dei toponimi ha un'origine di stampo celtico, cioè pre-romano, perché lì furono conquistati, da noi no. Io credo che sia un grande motivo d'orgoglio, non solo dire che siamo stati l'unico popolo capace di resistere a Roma, ma dire, urlarlo con orgoglio, che abbiamo resistito non semplicemente nel nome di una asettica quasi priva di significato idea di libertà. Noi volevamo essere liberi a modo nostro, seguendo quella visione del mondo e della vita che ci era propria. Donna dea, uomo eroe, essere umano come elemento di congiunzione tra comunità, natura e cosmo. Questa è civiltà, non Roma. Se no parlo per altre 2 ore, basta. Una cosa che mi ha fatto venire in mente il Signore, parlo con o senza? Non lo so, se perché con... Ah, ok. Inizialmente l'intervento del Signore era improntato sul fatto che i romani spesso vengono visti come dei salvatori, esportatori di civiltà. Io mi ricordo qualche anno fa, io ho fatto il liceo scientifico, stavamo facendo letteratura latina e stavamo studiando Ennio, che è, diciamo, il primo poeta latino, colui che per primo creò l'epica latina, che prima apparteneva solamente, diciamo, ai greci, insomma. E Ennio, per chi non lo sapesse, ha fatto servizio militare in Sardegna. E la nostra professoressa, io adesso ci penso, così mi viene un po' da ridere pensandoci, la professoressa contenta ci disse: guardate, Ennio era pure in Sardegna, ma come se stesse facendo delle cose di favori ai sardi, in realtà era lì per farci la guerra. Anzi, secondo Silio Italico è quello che uccise Iosto in battaglia. Cioè, quindi immagina, è proprio il paradosso di ciò che viene insegnato a scuola. La scuola ci insegna una storia completamente distorta e ce la fanno anche sembrare come una cosa... Che bello, Ennio era in Sardegna, ci stava. Purtroppo continuiamo ad avere dei testi di storia dell'arte, dove giustamente, come così, 2 paginette della civiltà nuragica. No, ma magari 7 righe. Cioè, quando andava bene. Io mi sono lamentato con l'autrice di un testo, scusa, vuol dire, fate un po'. Tipo il Corriere dello Sport, fate quello nazionale e poi fate quello regionale. Almeno i testi, voglio dire, di arte in Sardegna, dedichiamoci non 2 pagine, ma 2 capitoli, 3 capitoli. Cioè, poi chi se ne frega tutto il resto, conosciamo le altre cose, però approfondiamo, perché qui abbiamo studenti, abbiamo giovani, abbiamo tante persone che non conoscono la storia della nostra terra e che vedono i nuraghi come un mucchietto di pietre messe lì. Senza capire, sì, sono molto interessante, ma neanche tanto, insomma. Penso che è anzitutto la sia la punta del cane dello studente. Sì, che la sia la punta del cane dello studente. Neanche lo stadio. Neanche lo stadio, non so. Perché a Napoli hanno messo il Maradona, però sicura qualche annetto in più, sì. Di Maradona. Grazie a tutti comunque, grazie mille davvero. Grazie mille.